Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di oggi Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Il Signore non riserva questa frase a qualcuno dei suoi amici, no, la rivolge a tutti coloro che sono stanchi e oppressi dalla vita. E chi può sentirsi escluso di questo invito? Il Signore sa quanto la vita può essere pesante, sa che molte cose affaticano il cuore. Delusioni, ferite del passato, pesi da portare e torti da sopportare nel presente, incertezze e preoccupazioni del futuro. Di fronte a tutto questo, la prima parola di Gesù è un invito a muoversi e reagire. Venite. Lo sbaglio quando le cose vanno male, è restare dove si è, coricato lì. Sembra evidente, ma quanto è difficile reagire e aprirsi. Non è facile. Nei momenti bui viene naturale stare con se stessi, rimuginare su quanto è ingiusta la vita, su quanto sono ingrati gli altri e come è cattivo il mondo e così via. Noi tutti sappiamo, alcune volte abbiamo subito questa brutta esperienza, ma così, chiusi dentro di noi, vediamo tutto nero. Allora si arriva persino a familiarizzare con la tristezza che diventa di casa. Quella tristezza ci prostra. Cosa brutta è questa tristezza? Gesù invece vuole tirarci fuori da queste sabbie mobili e perciò dice a ciascuno: vieni, tu. La via di uscita è nella relazione, nel tendere la mano e nell'alzare lo sguardo verso chi ci ama davvero. Infatti, uscire da sé non basta, bisogna sapere dove andare, perché tante mete sono illusorie, promettono ristoro e distraggono solo un poco, assicurano pace e danno divertimento, lasciando poi nella solitudine di prima. Sono fuochi di artificio. Per questo Gesù indica dove andare. Venite a me, così dice Gesù. E tante volte di fronte a un peso della vita o a una situazione che ci addolora, proviamo a parlarne con qualcuno che ci ascolti, con un amico, con un esperto. È un gran bene fare questo, ma non dimentichiamo Gesù. Non dimentichiamo di aprirci a Lui e di raccontargli la vita, di affidargli le persone e le situazioni. Forse ci sono delle zone della nostra vita che mai abbiamo aperto a Lui e che sono rimaste oscure perché non hanno mai visto la luce del Signore. Ognuno di noi ha la propria storia. E se qualcuno ha questa zona oscura, cercate Gesù, andate da un missionario della misericordia, andate da un prete, andate, ma andate a Gesù. E raccontagli Gesù quello. Oggi egli dice a ciascuno: coraggio, non arrenderti ai pesi della vita, non chiuderti di fronte alle paure e ai peccati, ma vieni da me.
Egli ci aspetta sempre, non per risolverci magicamente i problemi, ma per renderci forti nei nostri problemi. Gesù non ci leva i pesi della vita, ma l'angoscia del cuore. Non ci toglie la croce, ma la porta con noi. E con Lui ogni peso diventa leggero, perché Lui è il ristoro che cerchiamo. Quando nella vita entra Gesù, arriva la pace, quella che rimane anche nelle prove, nelle sofferenze. Andiamo a Gesù, diamogli il nostro tempo, incontriamolo ogni giorno nella preghiera, in un dialogo fiducioso, personale. Familiarizziamo con la Sua parola, riscopriamo senza paura il Suo perdono. Sfamiamoci del Suo pane di vita. Ci sentiremo amati, ci sentiremo consolati da Lui. È Lui stesso che ce lo chiede, quasi insistendo. Lo ripete ancora alla fine del Vangelo di oggi. Imparate da me e troverete ristoro per la vostra vita. E così impariamo ad andare da Gesù. E mentre nei mesi estivi cercheremo un po' di riposo da ciò che ci affatica il corpo, non dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore. Ci aiuti in questo la Vergine Maria, nostra Madre, che sempre si prende cura di noi quando siamo stanchi e oppressi e ci accompagna da Gesù. Cari fratelli e sorelle, saluto cordialmente tutti voi, romani e pellegrini dell'Italia e di vari paesi. Ma siete coraggiosi voi con questo sole, con questo caldo in piazza? Bravi! In particolare saluto i fedeli polacchi venuti in bicicletta da Chełm, archidiocesi di Lublino, Polonia, anche con un ricordo per il grande pellegrinaggio che oggi la famiglia polacca di Radio Maria compie al santuario di Częstochowa. Accompagniamo questo pellegrinaggio del popolo polacco tutti insieme con un'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Accolgo con gioia le suore ancelle della Beata Vergine Immacolata. Sono lì. E benedico i lavori del loro capitolo generale, che inizia oggi. Come pure i sacerdoti di diversi paesi partecipanti al corso per formatori di seminario organizzato dall'Istituto Sacerdos di Roma. Un saluto speciale ai ragazzi del coro Pusanglan, che significa speranza, di Taiwan. Grazie per il vostro canto. E anche al coro alpino di Palazzolo sull'Oglio. E ai fedeli di Conversano. Auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.